Buonasera a tutti quanti, sempre con il bocca a far da mangiare. Oggi voglio proporre un piatto in onore dei nostri amici senesi che ci hanno lasciato la strada aperta per la Serie B Magico Livorno. Infatti proporrò questo coniglio ripiano alla senese in onore dei bravi ragazzi che ci hanno fatto andare in Serie B perché hanno perso, ma va bene anche per loro. Comunque andiamo a vedere subito gli ingredienti per questa ricettina che mi è subito garbata a vederla. Allora, gli ingredienti sono molto semplici, ci vuole 5 carciofi che io ho precedentemente pulito, gli ho levato le foglie più dure, l'ho tagliati in 6 pezzettini, in 6 spicchiettini come si può vedere. Poi ci vuole 2 spicchiettini d'aglio, un po' di timo fresco, potete utilizzare per lardellare il coniglio alla fine o il guanciale o il rigatino, cosa vi farà a voi. Io ho usato del guanciale perché sono andato dal mio amico Norcino, c'era un bel pezzettino, ho detto tagli e fine a fine. Ci vorrà naturalmente il coniglio che dovrà essere messo a marinare per massimo un paio d'ore in acqua e aceto. Basta 2 dita d'aceto, poi coprite tutto con acqua e lo lasciate lì per un paio d'ore. Ci vorrà 1 litro di vino bianco, sale e pepe quanto basta e olio di vello buono, mi raccomando. Ma iniziamo a fare subito questa preparazione. La prima cosa da fare sarà naturalmente quello di scolare il nostro coniglio da questa marinatura. Sciacquiamo leggermente il nostro coniglio dall'aceto, se no saprà troppo d'aceto. Andiamo a scolare anche i carciofi nel frattempo e a questo punto andremo a asciugare il coniglio con un panno. Asciugate a modo, l'ho fatto. Come potete vedere il coniglio me lo sono fatto disossare da uno bravo, perché per farlo io a me mi riesce, ma ci vuole una mezz'oretta. Allora lui in 10 minuti nemmeno me l'ha fatto e allora lo lascio bello così. Guardate che bellezza, gli do un'altra bella asciugata dentro perché mi sembra troppo umido. Con un batticarne andiamo a appiattire leggermente il coniglio per farci entrare più roba e a questo punto prendiamo i nostri carciofini e le adagiamo dentro il coniglio. Questi carciofi sono nostrali al 100%, almeno me l'ha detto così il mio amico Davide. Se poi non sono nostrali le sento tanto, glielo vado a dire, non vi preoccupate. Tutto questo lavorino qua, prendete uno spicchio d'aglio, questi sono belli grossi, avevo detto 2 ma basta 1 perché essendo bello grosso fa il suo lavoro. Ne levate l'anima come faccio sempre, poi ci fate un tritino proprio così, vedete come faccio io, fate le incisioni sopra l'aglio e poi lo tagliate, vedete, fate così delle incisioni e poi lo tagliamo fine. Io dico che 1,5 basta, avanza, se no ci viene il fiato come coso. Poi prendete un po' di timo fresco, ce lo mettete dentro, andiamo a salare e a pepare. A questo punto ora arriva il difficile, ossia quello di richiudere il nostro coniglio. Vi dovete premunire, come ho fatto io, di un bel ago, un bel filo di spago che utilizzeremo per chiudere prima la pancia facendo questa maniera qua. Allora, prendete il vostro coniglio, la arrovortolate, vedete così, che ci si formi proprio una chiusura che poi andremo a cucire proprio. Vedete? Lo dovrete un attimo assaggiare. Il fatto di metterlo un attimo nell'acqua e aceto serve anche per ammorbidire la carne, è semplice. Comunque, iniziamo dal fondo, come disse ve lo lì. Prendete un ago e filo, incicciate, guarda, è facilissimo. Ora, facilissimo te, perché è bravo a cucire. Ci fate un nodino in fondo che rimanga fermo e così dobbiamo cucire tutto il nostro conigliolino. Siamo arrivati alla fine, ho fatto lavoro e nemmeno le sorine ve le riamavano piccinino e ti facevano ti rimettevano a ti rassettavano tutte le calzine, tutte queste cose. Io ho fatto meglio di loro. C'ho solo da andare a chiudere di dietro e siamo a posto. Prossimo professore. Quasi. Mi vado a chiudere di dietro, diciamo il fondo schiena per non dire culo. Fa un po' di giri qui. Così si chiude a ricciolo, vai, ecco fatto. E anche lì dietro è stato chiuso a modino. Ecco fatto
Abbiamo fatto la prima messa in onda, diciamo. Ora cosa c'è da fare? C'è da... Vedete, guardate Bellino come l'ho chiuso tutto perfetto. Ora c'è da lardellarlo, ossia prendere il vostro guanciale o il vostro rigatino, metterlo tutto intorno al vostro conigliolo, mediana pisa conigliolo. Vedete come faccio io tutte queste fettine, ora ne farò anche una girata dietro. Abbiamo allardellato bene il nostro coniglio e ora bisogna utilizzare dell'altro filo. Naturalmente questo è un filo alimentare che serve in cucina, si trova facilmente in tutti i posti, non c'è pericolo di non trovarlo. Facciamo un nodino all'inizio qua per fermare il nostro lardo, fra le altre cose, e con molta cautela facciamo questo lavoro qua. Dobbiamo essere bravi, eh? Guardate, mettete il filo sotto, lo passate da qui, stringete bene e rifate un altro passaggio sotto, agguantando così, guarda, così, ta, ta, e un nodo. Fate passare, molto semplice, e gli date una strintina. Poi fate un'altra volta così, come vi ho detto io, fatelo, fate passare da sotto e fate così fino a che non arriverete alla fine. Eccoci, eh? Abbiamo fatto il nodino, abbiamo lardellato tutto il nostro conigliolo. Gli date una sistematina se vedete che si perde pezzi. Ecco pronto, guardate che bellezza, oh! Fatto un lavoro di nulla. È un po' più complicato dei soliti piatti che fa in bocca, ma ne vale veramente la pena. Io ci scommetto quelle che sapete voi. Comunque, abbiamo lardellato il nostro coniglio. Cosa c'è da fare ora? C'è da mettere un filino d'olio dentro questa teglia. Ma proprio un filino, perché deve essere leggero, leggero. Tanto c'è tutto il grasso che cucinerà. E poi adagiarci dentro il nostro conigliolo. Vedete? Ci si mette un altro pochino di sale, anche se il nostro guanciale darà quel sapore in più. Poi ci si mette un altro pochino di pepe, un pochino di timo sopra così. Ci mettiamo anche i fegatini che sono buoni, non si butta via nulla, no, vero Andre? Si cucinano anche questi, ci mettiamo un po' di sale. E ora andremo a tappare il nostro coniglio, quasi, quasi a tapparlo, vedete? Proprio, cioè, se una bottiglia di vino bianco ci si è messo, pari pari. A questo punto lo andremo a infornare a 200-220 gradi, dovrà essere bello forte, il nostro forno. Mi raccomando, il forno deve essere caldo quando andremo a mettere il nostro coniglio. Ci dovremo dare un'occhiata, dovrà cucinare circa una cinquantina di minuti così, facendo assorbire tutto il vino, facendo evaporare tutto il vino. Appena sarà evaporato vi dirò il da farsi dopo. Ci vediamo. Il nostro coniglio è pronto per essere sfornato dopo circa un'ora e dieci. Tutto il nostro sughettino ha ritirato. Vado a spegnere il forno perché se non suma l'energia non va bene. Come possiamo vedere, guardate, c'è rimasta solo questa cremina. Guardate che bellezza, sembra capolavoro ma non lo è. Come è di più. Ah, ecco. A questo punto lo vado un attimo a tagliare, mi vado a trovare tutto questo po' di filo che mi ci ho messo. Il nostro mangia anche il filo, vabbè, Andrea mangia anche quello, ci scommetto poi. È alimentare, se non era alimentare lo mangiamo qua, però alimentare anche più volentieri. Ecco qua, vado a fare qualche fettina per i nostri commensali, così poi io andrò anche a darci un'assaggiatina, guardate che bellezza, madonna. Faccio vedere bene dentro, guarda lì. Guardate che bellezza, eh. Lo appoggiamo un secondino nel vassoio, poi lo taglieremo a tavola, così farete anche un bel figurone. Naturalmente il fegatello, questo qui, di coniglio, lo appoggiamo qua, se qualche commensale di buona forchetta e di buon agudo di orso. Guardate questa cremina qua, madonna, aspetta un attimo. Il gioco è fatto. Piattino che ora io naturalmente mi... Beh, lo vado a mangiare anche te, ti vedo Andrea, ti preoccupare adesso. Prima la bocca. Ne vado a prendere un pezzettino.
Guardate, mi sei, era fatta apposta per me, guarda, lo vedo, lo vedo. Guarda, ci prendo anche il pezzettino di croccantezza. Bravo. Andiamo! Che stasera si mangia extra strong. Mando un bacione a tutti quanti, ringraziando i nostri amici senesi che con questo piattino mi fanno della sconfitta del magico Livorno. Grazie mille a tutti quanti, un bacione alla prossima.